gli impianti sportivi di Roma Capitale come evento istituzionale e regolare dell'amministrazione. La prima edizione si è svolta lo scorso 9 settembre. È stata un'edizione sperimentale, nel senso che le notti bianche dedicate allo sport in Italia sono tante, ma solitamente avvengono o in una piazza centrale di un paese o nelle vie centrali. Noi invece abbiamo scelto di valorizzare gli impianti sportivi comunali, motivo per cui sostanzialmente in questa serata ci sono state tante piazze virtuali aperte ai cittadini dove si è fatto sport. Faccio degli esempi, a luglio c'è stata la notte bianca promossa dalla regione, chiamata Un mare di sport, si è svolta nel porto, con la presenza di altre 3-4 federazioni sportive. Sempre il 9 settembre ad Anagni si svolgeva contemporaneamente a Roma la Notte Bianca dello Sport, anche in quel caso in un unico luogo, al centro del paese, con la presenza di stand e poco più. Noi invece abbiamo scelto appunto di localizzare gli eventi direttamente presso gli impianti, per poter dare la possibilità non solo di assistere, ma anche di fare sport. E hanno aderito quindi ufficialmente 7 impianti, mentre altri hanno voluto comunque partecipare, anche se non in maniera ufficiale, per via della documentazione necessaria per svolgere l'evento che non sono riusciti a raccogliere. Perché? Perché, come probabilmente saprete, in Italia, da Torino in poi, per quanto riguarda i piani della sicurezza, ci sono delle richieste particolarmente stringenti. Tanti eventi stanno saltando, tanti eventi sportivi. In Italia, faccio un esempio, il prossimo 8 ottobre non si svolgerà la 30ª della Maratona d'Italia, un evento storico che ha una tradizione di appunto 30 anni, che purtroppo quest'anno non riuscirà ad avere luogo. Lo stesso giorno invece a Roma ci sarà la Gran Fondo Campagnolo, quindi oltre 5.000 ciclisti verranno a Roma per partecipare a un grandissimo evento sportivo, uno dei tanti che siamo riusciti ad ospitare. A migliorare se nel caso di edizioni di eventi nati in passato o a svolgere per la prima volta, come ad esempio domenica scorsa la Via Pacis, la mezza maratona organizzata dal Comune in collaborazione con la Santa Sede. Quindi, nonostante queste grandi difficoltà, l'esperimento è riuscito ed è riuscito bene perché abbiamo i numeri della partecipazione: hanno partecipato più di 5.000 cittadini, di cui circa la metà, 2.200, hanno preso parte attivamente agli eventi, quindi alle lezioni aperte, ai tornei. Quindi un evento grandissimo che appunto è stato accolto con grande entusiasmo, ma tutto si può migliorare. E per questo motivo vogliamo lavorare con ancora più anticipo, con la collaborazione anche del CONI Lazio, e far sì che questo evento diventi ancora più bello e ancora più partecipato. Quindi per questo motivo chiediamo l'impegno alla sindaca di istituirlo come evento ufficiale del Comune di Roma. Grazie.